Salve ragazzi, adesso vi presenteremo un trailer su Rayman Rush. Questo è un gioco sportivo sulle corse, dove ci sono 12 mappe da sbloccare. In questo caso ci sono 8 personaggi come Rayman, Globo, Raggio Billiard, Razor White, Tiley, Eggman 800 ed Eggman 1000. Sono personaggi che si sbloccano quando voi fate queste avventure. Vi dico che qui ci sono diversi tipi di modalità da fare in ogni campionato. Allora, per prima cosa dovete fare la modalità campionato per sbloccare gli altri livelli. Poi, a seconda della modalità campionato, potete, una volta completata la modalità campionato, potete scegliere la modalità Rumble, la modalità bersaglio, la modalità sfida sul tempo, la modalità sfida sul tempo, la modalità bersaglio, come dicevo io, Rumble e la modalità allenamento che serve per allenarvi. Allora, nella modalità campionato dovete fare 3 giri contro un avversario che dovete affrontare e dovete sfidarlo, dovete essere più veloci di voi facendo 3 giri e vincendo la corsa. In modalità sfida sul tempo dovete essere più veloci possibile contro il tempo per non farlo mai arrivare a zero in ogni corsa, e quindi dovete essere veloci per raggiungere il miglior tempo possibile. In modalità rooms dovete affrontare un avversario e dovete raccogliere tutti, la maggior parte dei rooms che stanno nel livello. Invece nella modalità sfida avversario dovete fare 3 giri, come anche nella modalità rooms dovete fare 3 giri. Nella modalità avversario dovete sparare tutte le farfalle blu. La maggior parte delle farfalle che sparate vincerete la battaglia, vincerete la corsa. Invece la modalità allenamento serve per allenarvi contro, per allenarvi e studiarvi i territori e come sono fatti. Vi dicevo che in alcune possibilità gli avversari sono più veloci di voi, quindi usate tutte le possibilità colpendo pulsanti e facendo cose impossibili. Infatti seguendo nell'acqua queste cose gialle mi rallenta la corsa, quindi cercate di saltare le cose. Infatti questi si arrampicano, fanno delle corse speciali. Vi dicevo che solo sbloccando alcune modalità, alcune cose, riceverete alcuni premi, alcuni personaggi rispetto alla vostra concentrazione. Infatti dovete essere veloce e, come dice veramente, fare mangiare la polvere agli avversari, come dire veramente. Infatti questo Rayman Rush non è tanto difficile, anzi è più complicato. Sapete perché? Perché qui dovete fare tutti gli allenamenti. Infatti io ho fatto tutte le sfide con tutti i personaggi, tutte le manovre, tutte le modalità con tutti i personaggi e sfide. Vi consiglio, come gioco sarà molto difficile, non è molto difficile ma è complicato perché ci sono i personaggi che vi sfideranno. Frecciare sulle frecce blu vi aiuterà comunque a andare più veloci, e ci sono ponti levatoi, raggi, laser e molte altre cose. Come in queste modalità, 12 livelli sono disponibili, che una volta avete sbloccati li potete affrontare quando volete voi. Affrontare anche la modalità possibile che potete giocare in due, con due personaggi che sfiderete un personaggio con un vostro amico, nella modalità sfida. Vi dicevo che anche in Crash Bash è possibile giocare in 4 giocatori, e vi dicevo che anche in Ugo 2 e in Ugo 1 è possibile giocare in 4 giocatori, come potete sapere. Che prima mi si è dimenticato di dirlo, che se è possibile giocare in 4 giocatori. Comunque, per come indica il radar, tutte le cose vanno bene. Rayman Rush è un gioco da campionati. Infatti questi 8 personaggi li sbloccherete una volta che voi avete affrontato, e le sfide sono bellissime. Ci sono molte scorciatoie da prendere. Le scorciatoie servono a fare in modo di lasciare i nemici alle spalle, in modo che i nemici non vi raggiungeranno subito. Infatti loro prenderanno anche loro delle scorciatoie di diverso tipo. Ciao!